Ragazzi, buongiorno. E allora, oggi l'aperitivo e la lezione è su Negroni, anzi, fratelli Negroni. Cosa nasce, come nasce il Negroni e i suoi antecedenti. Allora, Negroni, prima del Negroni parliamo del primo cocktail in miscelazione di un bitter e di un vermouth, che è l'americano. Perché si chiama americano? Americano si chiama perché all'inizio del Novecento questa moda di bere nel bicchiere con il ghiaccio era una moda tipicamente americana e quindi si pensò di farlo in questo modo. L'americano si prepara il bicchiere con il ghiaccio e si miscela in parti uguali, ovviamente, il vermouth e il bitter. Quanto ne mettiamo? Ne mettiamo un'oncia ed un'oncia, in questo modo. Chiaramente sono, diciamo, le dosi che noi abbiamo da manuale, ma ovviamente possiamo lavorare anche un po' meno. Dopodiché gli americani, giustamente, oltre al ghiaccio mettevano la soda, tipicamente un modo di bere americano, e quindi aggiungiamo della soda. Come guarnizione ho preparato dei bir di arancio, eccoli qua, che un po' passato vicino al bicchiere possono essere versati. Poi ovviamente giriamo il tutto. E questo è il primo dei drink dei fratelli Negroni. Abbiamo il secondo, che è famosissimo, ed è Milano Torino o Mito, perché sempre all'inizio del Novecento i signori di Milano e Torino pensarono di fare un drink che avesse i loro ingredienti. Quindi abbiamo Punte Mess, vermouth di Torino, e sempre il nostro bitter Campari di Milano. Versiamo in parti uguali. A questo punto ne mettiamo un'oncia e mezzo, in modo che possiamo riempire meglio il bicchiere, ed è il vermouth. Ecco, dopodiché misceliamo e anche questo lo serviamo con un peel di arancia. Ecco, successivamente passiamo al re dei drink, dei cocktail, che è più famoso del Negroni. Tuttora è il drink più bevuto. Chi l'ha inventato? Il Negroni, il conte Camillo Negroni, decide che il suo americano ha bisogno di un po' di gin, quindi lo rinforziamo con il gin e crea il drink che poi verrà codificato come Negroni. Come si compone? Si compone sempre con le stesse quantità, però adesso ne abbiamo tre parti, quindi mettiamo un'oncia di Campari, un'oncia di vermouth rosso e un'oncia di gin. Ecco, misceliamo il tutto come sempre bene e poi sempre un pi di arancia. E questo è il Negroni. Il Negroni però ha un suo parente lontano ma molto famoso, l'ho sbagliato. Perché l'ho sbagliato? Perché l'ho sbagliato, un barman fa un errore, inserisce il prosecco al posto del gin, per cui diventerà un americano con il prosecco e diventerà lo sbagliato. Lo prepariamo. Sempre un'oncia. A questo punto dobbiamo aprire la bottiglia di prosecco. Quindi apriamo una bottiglia di prosecco. Ecco. A me, ragazzi, il prosecco mi piace aprirlo con la sciabola. Però non avendo la sciabola tenterò un'apertura con un cavatappi, in questo modo. Ecco a voi. Perfettamente aperta. E aggiungiamo il nostro prosecco. Abbiamo sbagliato i Negroni e diventerà lo sbagliato. Chiaramente potete aggiungere una cannuccia, se ne avete, volete aggiungerla, o direttamente potete servire a bicchiere. Ecco i vostri fratelli Negroni. Grazie ragazzi, alla prossima lezione.